alla scoperta della fauna delle Alpi. Girovagando in Trentino vi accompagna questa settimana in un viaggio che parla degli animali che popolano le nostre montagne. Il camoscio è fra gli ungulati presenti nel Trentino il più rappresentativo della famiglia dei bovidi. Tipico delle aree alpine, ha in realtà nell'ultimo decennio conquistato anche le aree di più bassa montagna, arrivando in molte aree ad essere presente nei fondovalle. Basti pensare che dei circa 130.000 camosci presenti nell'arco alpino, quasi il 40% si trova nel Trentino Alto Adige. Dopo aver raggiunto i valori minimi di presenza nel secondo dopoguerra, in cui era estinto in molte aree del Trentino, grazie ad una corretta gestione iniziata negli anni 70 e ad una serie di reintroduzioni, ad opera soprattutto dell'Associazione Cacciatori e delle riserve comunali di caccia, ha ormai superato i 25.000 capi di consistenza. Una puntata nella quale parliamo di camoscio, stambecco e muflone. E ne parliamo a partire dalla Val d'Huron, che raggiungiamo dalla Val di Fassa verso il passo di Tires, che vediamo qui e ammiriamo alle nostre spalle. Sono con un guardiacaccia, che è Enrico Ferraro, che ci aiuta a conoscere da vicino questi animali che appartengono alla grande famiglia dei bovidi. Sì, grande famiglia dei bovidi, che si distingue dai cervidi perché hanno corna portate sia dai maschi che dalle femmine, e rispetto ai cervidi hanno le corna perenni, cioè per tutta la durata della vita. E che vediamo diffuse, presenti in tante o in diverse vallate del Trentino. Sì, ormai in tutto il Trentino i camosci originariamente erano presenti in queste aree, con un minimo storico durante le guerre, poi in via via in ripresa numerica, sempre in costante aumento e in costante espansione di areale. Infatti, se storicamente era in queste vallate alpine la presenza del camoscio, invece via via ormai lo abbiamo presente anche fino al fondovalle della Val d'Adige o della Val di Cembra o della Val Sugana. Quindi in forte espansione sia numerica che di areale. Quando parliamo di stambecco e muflone, parliamo di specie che sono state introdotte o reintrodotte. Sì, in effetti è vero per tutte e due le specie. Lo stambecco è stato reintrodotto perché era presente in tutto l'arco alpino fra il XVIII e XIX secolo, è stato estinto ad esclusione di un piccolo nucleo del Gran Paradiso, e proprio nella Valle di Fassa è stato reintrodotto ad opera dei cacciatori. Attualmente è presente nel suo complesso del Trentino in una ottima popolazione della Marmolada, da questa si è creata in maniera naturale la popolazione della Val di Sella, il nucleo della Val di Sella, e un nucleo, anche questo frutto dell'introduzione, nel parco di Paneveggio per quanto riguarda il Trentino orientale. Come vedremo, Enrico, stiamo parlando di un animale che è stato reintrodotto a cura delle associazioni venatorie e che viene però protetto, cioè la caccia è vietata. Sì, pur non essendo cacciabile né oggi né allora nel 78, i cacciatori avevano già questa visione, da un lato conservazionistica, di reintrodurre comunque specie anche se non erano ancora dal punto di vista venatorio cacciabili, e non lo sono ancora tutt'oggi. Nel caso del muflone invece parliamo di una introduzione. Sì, introduzione perché non è una specie originaria dell'Italia, in realtà è stato preso dalla Sardegna, è stato introdotto con scopi in realtà venatori, cioè per avere un'alternativa a quello che era il camoscio, perché negli anni in cui sono stati introdotti, intorno all'inizio degli anni 70, la consistenza del camoscio era molto bassa e probabilmente non si aveva ancora l'idea della possibilità di gestire correttamente il camoscio e avere delle consistenze che si hanno oggi, quindi era creare un'alternativa a quella che poteva essere la caccia al camoscio. E attualmente comunque il muflone è presente in diverse colonie in tutto il Trentino, una delle maggiori è proprio questa della Val di Fassa, con 500-600 esemplari ad oggi. Il muflone è una specie non autoctona, introdotta nel territorio trentino come nelle altre aree di presenza italiane a partire dagli anni 70. Attualmente in Trentino troviamo una decina di nuclei che complessivamente superano di poco i 1500 capi censiti, la maggior parte compresi in Val di Fassa, dove in quattro subpopolazioni sono presenti dai 600 ai 700 mufloni.
Nella nostra rassegna dei bovidi parliamo ora del muflone. Ci spostiamo a Vico di Fassa con Paolo De Tomas, che è il segretario di questa sezione. Innanzitutto, Paolo, siamo curiosi di sapere i motivi, ecco, di questa introduzione che avviene all'inizio degli anni 70 con un animale che non è autoctono, non ha precisamente un'origine alpina, semmai ha un'origine mediterranea. Ecco, come nasce allora questa storia? È nata perché principalmente c'era un periodo di carenza di camosci e qualche riserva ha pensato di poter introdurre questi animali per rendere una caccia alternativa ai cacciatori. Succede che poi però il muflone, non essendo un animale di qua, ha cominciato ad avere le prime critiche. Perché I primi problemi, perché poi cosa faceva? Era un animale che si adattava molto all'inverno, perché scendeva molto vicino alle case e qualche disturbo lo dava anche perché arrivava vicino proprio alla strada, così. E però col tempo, poi un po' alla volta, anche la gente di qua ha cominciato ad avere una certa affezione per questi animali. Che si sono adattati a questo ambiente. Sì. E si sono adattati tantissimo a questo ambiente, perché poi noi vediamo che negli inverni, che in cui ci sono parecchie abbondanti nevicate, vengono giù e si trovano anche sulla strada, proprio sulla strada statale. Adesso abbiamo più o meno un numero di 600-700 animali distinti in 4 colonie qui in Val di Fassa, e che adesso godono abbastanza di buona salute. In una valle turistica come la Val di Fassa è possibile anche trovare dei momenti di comunicazione dove questo ambiente viene comunicato ai tanti ospiti. È quanto sta facendo la riserva di Canazzei con queste vere e proprie visite guidate. Esatto, già qualche anno che organizziamo queste gite in montagna, partenza alle 5 del mattino, e con qualche furgone portiamo su i turisti, chi si iscrive a queste gite, e facciamo il sentiero del Via d'Alpan. Questo sentiero in quota ci dà la possibilità di vedere caprioli, camosci, cervi e mufloni. Si vedono anche abbastanza facilmente perché questo sentiero sta, diciamo, al limite dei boschi, e quando al mattino salgono verso l'alto questi animali si fanno vedere facilmente. Non è una visita guidata soltanto verso la fauna, ma anche verso la flora. Ci facciamo accompagnare da qualche forestale che magari ci insegna il nome di questo o quel fiore. È una cosa interessante. Cosa dire, Giorgio? Una occasione anche per fare un turismo che comunica emozioni, ecco, a questi ospiti. Ma sicuramente un'emozione. Già l'alba è un'emozione. Poi vedere gli animali, che molta gente non sa nemmeno. Queste sono delle riserve, ma non sono ricintate, è tutto libero, sono animali allo stato brado e si vedono proprio facilmente. Emozioni dall'inizio alla fine, perché l'alba, il cielo, anche l'ambiente, il panorama, le montagne, le Dolomiti, cosa possiamo dare di più? Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli, la risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. www.codipratn.it. Che cosa ci rende orgogliosi? La soddisfazione dei nostri clienti da più di 70 anni. Fabbrica reti e materassi Meneghelli, a Mori, Largo Villa Nuova 32, meneghellimaterassi.it. Il Trentino è amico della famiglia. Tutte le informazioni e le opportunità le trovate sul sito www.trentinofamiglia.it. Vi aspettiamo in Trentino. Il piacere dell'enogastronomia tipica, ma quando si eccede, Elisir Nova Salus Cappelletti, tradizione trentina dal 1909.
nuovo Kia Sportage. Tutto è straordinario. E riesce a trovare posti che non conosce nessun altro. Nuovo Kia Sportage, nato per stupire. Gruppo Alpin, concessionario ufficiale Kia, a Ravina, www.gruppoalpin.it. Il mondo cambia, l'informazione anche. Entra nella notizia con il Dolomiti.it, il tuo nuovo giornale online. Cronaca, inchieste, approfondimenti in tempo reale. Sempre aggiornato e tutto con un semplice click. www.ildolomiti.it. Per la tua pubblicità. Lo stambecco, dopo che era stato estinto da quasi tutto l'arco alpino ancora alla fine del 1700, è sopravvissuto solo in un ristretto nucleo di quello che diventerà il futuro Parco Nazionale del Gran Paradiso, fu reintrodotto a Pozza di Fassa grazie all'opera dei cacciatori della riserva, che rilasciarono una decina di esemplari fra il 1978 e il 1979. Oggi, dopo un grosso calo demografico conseguente alla rogna sarcoptica, si contano circa 300 capi nell'area della Marmolada, al confine fra il Trentino e il Veneto. Nella parte orientale del Trentino vi sono le altre due colonie del Sella e del Parco Naturale Paneveggio e Pale di San Martino, quest'ultima anche frutto di una reintroduzione fatta all'inizio del 2000. Nel Trentino occidentale troviamo la colonia dell'Adamello e quella del Parco Nazionale dello Stelvio. A Malga Monzoni, lungo la strada che ci conduce dalla Valle di Fassa verso l'omonimo gruppo dolomitico, parliamo del rapporto tra camoscio e stambecco. Ne parliamo con Simone Zulian, che ci riporta, ecco, questa buona pratica. Spesso e volentieri l'attività venatoria è rivolta anche alla sostenibilità ambientale, in questo caso alla convivenza prolifica tra questi due bovidi. Sì, esattamente. Nel 1978 sono stati appunto rilasciati in questa zona questi capi di stambecco e i cacciatori della riserva di Pozza di Fassa hanno deciso, nonostante lo stambecco sia una specie non cacciabile, una specie protetta, hanno deciso di sospendere l'attività venatoria a tutte le specie in questa zona centrale, una zona di circa 1500 ettari all'interno della quale venivano cacciati anche i camosci. Per 10 anni è stata sospesa la caccia e questa scelta ha generato una considerevole ricrescita di quella che era la popolazione di camosci. Una popolazione di camosci che ha avuto nella nostra riserva un'evoluzione costante che ha portato fino circa al 2006, in cui venivano prelevati circa 36 capi di camoscio. Il censimento è un'operazione fondamentale per poter praticare una caccia sostenibile e soprattutto per poter praticare una corretta caccia di selezione. La reintroduzione dello stambecco in Trentino avviene attraverso la collaborazione delle associazioni venatorie del Trentino e della Valle d'Aosta. Il tutto avviene qui proprio all'imbocco della Valle dei Monzoni sul finire degli anni 70 ad opera di persone come Giorgio Locatin, che allora era presidente della sezione cacciatori qui di Pozza di Fassa. Come mai nasce questa idea di questa reintroduzione? Quando sono diventato presidente, siccome qua eravamo in zona di guerra, durante la guerra avevano sterminato gli ungulati, non c'era più un camoscio, avevamo le montagne senza animali e pertanto mi è venuta l'idea di reintrodurre lo stambecco e da lì siamo partiti, siamo andati in Val d'Aosta, ho parlato col presidente del comitato Valle d'Aosta, Carlo Trosello, e abbiamo lanciato questa idea. Loro sono senza cedroni, mancavano i cedroni, volevano reintrodurre il cedrone e detto fatto, allora noi abbiamo procurato 20 galli cedroni alla Valle d'Aosta per reintrodurre il gallo cedrone in Valle d'Aosta e in cambio loro ci danno 10 stambecchi. Noi i cedroni abbiamo dovuto comprarli perché c'era l'allevamento dell'associazione, ma noi come sezione cacciatori di Pozza abbiamo dovuto pagare i cedroni pur di avere gli stambecchi qua. Quando abbiamo
sistemato le cose e dopo c'era un po' di difficoltà col parco che faceva fatica a molare questi stambecchi, no? Allora, siccome abbiamo fatto una riunione anche con il presidente, direttore del parco, che era Videosot, un trentino, e poi alla fine sono arrivati 4 stambecchi, 2 maschi e 2 femmine, 78. E dopo 2 anni hanno concluso, ci hanno portato gli altri 6 stambecchi, altri 3 maschi e 3 femmine, e da lì è partita la reintroduzione dello stambecco in Val Monzoni qua. Quali sono stati i risultati di questa reintroduzione? Il risultato è stato eccezionale, diciamo che per alcuni anni avevamo il maschio più vecchio che le femmine che teneva sotto di lui, dopo tanti anni di osservazione, non facevano il piccolo, e l'unica femmina, una o due, che riusciva a scappare lì fuori dal branco, quelle facevano i piccoli. Allora abbiamo deciso con l'allora Emilio Dalla Piccola, che era capo zona dei guardiacaccia, che seguiva come noi l'evento, abbiamo deciso di chiedere l'abbattimento di questo maschio. Difatti, dopo 3 anni, dopo l'abbattimento del maschio vecchio che non era fecondo, in 3 anni sono nati 33 piccoli, e da lì c'è stato il boom. Una di queste femmine faceva 2 gemelli, che è una rarità, poi anche una delle figlie ha incominciato a fare dei gemelli, e da lì c'è stato un boom, siamo arrivati a 700 stambecchi, che poi, voi come sapete, dopo è venuta la rogna, perché non ci lasciavano prelevare gli animali, diciamo malati o troppo vecchi per andare avanti, e da lì siamo andati giù a 111. Oggi qui nella Valle dei Monzoni quanti esemplari avete? Beh, in tutta la zona saranno sui 200, no? Sono aumentati, diciamo, un po' da quando sono andati giù, però si stanno riprendendo, dai. Le attività umane in alta montagna sono anche la fonte di ispirazione artistica che si esprime nella musica, così come nell'arte e nella poesia. La musica accompagna l'attività venatoria con gesti di richiamo, di imitazione del mondo animale e di carica dell'emozione necessaria ad affrontare e celebrare l'evento. E quindi abbiamo l'uso dei fiati, soprattutto durante l'attività venatoria, e poi in un secondo momento ciò che potrebbe essere considerato il secondo tempo, e cioè il momento della festa, del festeggiamento. La mia arte innanzitutto nasce, devo premettere che da quando sono bambino e diciamo da quando sono nato che porto avanti questa cosa, l'ho sempre sentita dentro di me, cioè il vedere l'animale nel suo ambiente, l'espressione che ha l'animale, a me ha sempre dato un qualcosa di forte, e da lì sentendo appunto dentro di me un qualcosa che mi dà la capacità di ritrarre questo, di portarlo materializzato questo, ho portato avanti tutto a mio modo, un modo di esprimere sulla carta e poi sulla tela la natura. Si tratta di esprimere la natura e gli animali nella loro veridicità, nella loro crudezza, nella loro realtà e nel loro ambiente, con svariate tecniche. Io, esempio, lavoro l'acrilico, mi sono specializzato nella pittura acrilica, è un metodo tutto mio di lavoro, sono autodidatta, non ho fatto nessuna scuola, e io per esempio mi ispiro e cerco gli attimi degli animali in determinati momenti, che può essere l'alba, che può essere il tramonto, che può essere la nebbia nel periodo del bramito del cervo. Secondo me bisogna perdersi nell'animale, perdersi nell'ambiente. Spiego cosa significa perdersi: guardare e sognare quello che si vede e poi elaborarlo dentro la mente e dentro il cuore, e dopo ovviamente, se questo è il tuo essere e il tuo lavoro, riesci a trasferirlo. Parliamo del mondo dell'artigianato che sta attorno al mondo della caccia, e ne parliamo con Albino Odorizzi, che da tanti anni
fa l'artigiano, lavora il cuoio, lavora la lana, il loden, vediamo gli zaini artigianali, e quindi parliamo di materiali naturali sui quali, insomma, si sviluppa la vostra attività. Si cerca di usare materiali naturali il più possibile. Oggi è sempre più difficile. Noi solo questi abbiamo usato finora. Si trovano, c'è ancora una, anzi c'è più attenzione adesso per questi prodotti. C'è un ritorno? Ma non c'è mai stata una totale assenza, c'era poca voglia di spendere, adesso la gente ha capito che spendere poco per avere niente, tanto vale spendere. Chiaramente quando parli di cuoio, di pelli di squalo, di pelli di pregiate, di varia natura, e cuoio di prima qualità, vitelli, capre, capretti, devi per forza comprare prodotti che hanno una qualità, se no, quindi non hanno difetti, eccetera, hanno un costo più sostenuto. Dopo lavorarli a mano chiaramente diventa ancora più, aumenta il valore nel prezzo, dopo aumenta anche nella qualità chiaramente, perché un prodotto che lavori a mano, se non è di qualità, si rompe mentre lo fai, quindi potremmo dire, Albino, che sono prodotti durevoli. Durevoli, ma poi sono, se qua ci sono 100 cinture, sono 100 di cinture diverse. Cioè, proprio ogni prodotto ha una storia sua. Può essere il mio limite questo. Ecco perché sto, dopo 40 anni, sto ancora tirando la carretta. Perché lo chiama limite? Perché riesce solo chi continua ad ingrandire, a guadagnare, eccetera. Quindi col mio metodo non è così, non succede. Il cliente apprezza? Il cliente apprezza di più adesso. Grazie a tutti gli amici che abbiamo incontrato oggi e che ci hanno fatto conoscere ed apprezzare la fauna alpina. Come sempre, Girovagando vi dà appuntamento la prossima settimana. Seguiteci sul nostro sito e sui nostri social. Ciao, arrivederci.